Il paradiso delle signore 7, Gravina allarma fan, chiuderò il capitolo senza problemi. Uno dei personaggi più amati dal pubblico del paradiso delle signore è sicuramente Adelaide di Sant'Erasmo. Agida e implacabile, ma al tempo stesso fragile e sensibile, la contessa ha conquistato i telespettatori che a tutto vorrebbero assistere tranne che all'uscita di scena dell'iconico personaggio. Proprio per questo motivo, alcune recenti dichiarazioni rilasciate da Vanessa Gravina hanno fatto allarmare i fan. Il volto e l'anima della contessa ha ammesso, comincio ad avvertire la ripetitività seriale. Nel corso di una recente intervista del Corriere della Sera, Vanessa Gravina ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno messo in allarme i fan del Paradiso delle Signore. Alla domanda se è stanca di interpretare Adelaide, l'attrice ha risposto, comincio ad avvertire la ripetitività seriale. Ma aggiungo che si tratta di un ruolo ben costruito e ben riuscito. Con la prima affermazione l'interprete della Contessa di Sant'Erasmo ha fatto preoccupare i telespettatori che considerano la nobildonna come un personaggio cardine della soap. L'attrice ha voluto precisare che, quando arriverà il momento di concludere, chiuderò il capitolo senza alcun problema. Secondo Gravina, il teatro aiuta a distrarla dal suo ruolo nel Paradiso delle Signore. Perché le dà l'opportunità di impersonare figure femminili diverse dalla Contessa. Ne è un esempio il ruolo che andrà ad interpretare nel giallo testimone d'accusa che si rifà all'omonimo film del 1957 tratto da una commedia di Agatha Christie. Sempre nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Vanessa Gravina ha descritto meglio il personaggio della contessa, che ha definito una donna fuori dal tempo. A tal proposito, ha voluto anche fare un confronto tra Adelaide e il personaggio interpretato a teatro. Lo stesso portato sul grande schermo da Marlene Dietrich, la differenza è che la contessa resta legata in modo rigido alle regole della convivenza. Mentre Romaine infrange le leggi, arrivando a sacrificare se stessa. Inoltre, l'interprete della cognata di Umberto Guarnieri ha aggiunto di volersi tenere lontana dal paragone con la celebre attrice tedesca poiché sarebbe impensabile, soccomberei al confronto a chi ha osato l'attrice. Nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore 7 il personaggio di Adelaide sarà ancora al centro delle trame per via dei continui contrasti con il cognato Umberto. Da una parte la contessa si avvarrà dell'aiuto del fidato Marcello e della nipote Matilde. Dall'altra, il commendatore sarà appoggiato da Tancredi, impegnato a creare problemi a Vittorio Conti. E da Ferdinando di Torrebruna, interessato ad oscurare Barbieri agli occhi di Ludovica. Per sapere come andrà a finire il conflitto fra le due fazioni bisognerà attendere le puntate della soap in onda prossimamente. Come sempre da lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai 1.